seduto ingannando il tempo che passa, non passa l'amore anche se te ne vai. E di aspettarti ancora non mi stanco mai. Risuonano in testa felici rintocchi di giorni trascorsi in tua compagnia. E quel pensiero picchia forte e non va via. Tornerai un'altra volta, magari quando il cielo sarà un po' più blu. Canterò come una volta per quegli sguardi che... Allora, presidente Marini, una giornata importante che sta per iniziare, questo Open Day, l'occasione per conoscere non solo naturalmente la struttura societaria e quello che sarà il campionato di eccellenza, la prima squadra, ma anche e soprattutto per la scuola calcio e per tutto il settore giovanile giallonero. Beh sì, oggi è una giornata importante, è una giornata tradizionale. Ricominciamo a gioire e soffrire per questi colori, ma oggi è una giornata soprattutto importante per il settore giovanile, per la scuola calcio e il settore giovanile in genere. È importante più per loro che per noi. E poi il punto forte è vedere gli spalti, naturalmente, con poca tensione, con tante famiglie, genitori, mamme, papà e bambini che assiepano la tribuna. È ora, tra poco, il campo verde. Beh, oggi sarà sicuramente una giornata bellissima, speriamo che una giornata come questa, con famiglie, ragazzi, gente che è tranquilla e sorride, si ripeta più volte nel corso dell'anno, speriamo di sì. Stagione 2017-2018, prima squadra Montorio Calcio. Ancora, ancora, quando mi guardavi tu. Voglio credere ora. Su questa panchina il sole riscalda i sogni come granelli di sabbia. Ed un tramonto colora ancora la speranza di baci rubati in un metro quadrato, senza pareti, senza più fiato. E torna il senso di quel tempo ormai passato. Tornerai un'altra volta, magari quando il cielo sarà un po' più blu. Canterò come una volta per quegli sguardi che mi regalavi tu. E ancora, ancora, quando mi guardavi. Marco, citerei della Ace Energia, insomma un bel evento sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto sociale, perché naturalmente i tempi sono quelli che sono e, come ho detto sul palco, far venire i ragazzi, i bambini allo stadio su un campo verde può fare la differenza. Certo, noi ci occupiamo di energia, speriamo di essere, come dire, di un'energia aggiuntiva a quella che ovviamente il Montorio mette in campo ogni anno con grande soddisfazione un po' per tutto il nostro territorio. Noi come Esa Energia, come ho detto prima, è l'acronimo appunto di Energia Servizi Abruzzo, cerchiamo di infondere la nostra energia di luce e di gas soprattutto per farla ricadere sui nostri territori. Col presidente del settore giovanile del Montorio 88, Biagio Soffiaduro, abbiamo detto col presidente Marini che sarà una giornata importante, tante famiglie, tanti ragazzi e l'occasione per far conoscere i progetti per la nuova stagione. Sì, esatto, è la giornata in cui potremmo far conoscere la nostra società. Stiamo cercando di migliorare sul settore giovanile grazie a tante idee, tanti progetti di noi ragazzi, nuova linfa per questa società. C'è stato un rinnovamento a livello societario per quanto riguarda gli staff tecnici e dirigenziali. Io sono arrivato da poco e spero di portare tante novità e soprattutto migliorare alcuni aspetti che vanno dall'aspetto tecnico sugli allenatori sui quali investiremo tanto in corsi e formazione, e anche con vari progetti, con il CSI, con progetti che ci proporranno qui nella zona altre società. Ci apriremo a molte collaborazioni, speriamo anche ad alti livelli, e stiamo cercando di contattare anche dei club di Serie A per avere qualche affiliazione e qualche opportunità in più. La chiusura la affidiamo al primo cittadino di Montore Alvomano, il dottor Giovanni Di Centa. Insomma, tante famiglie, tanti bambini, tanto divertimento, però naturalmente anche tanto impegno, perché la stagione è alle porte. Sì, la stagione è alle porte, soprattutto con, speriamo, con meno problemi dell'anno passato sicuramente, ma
io ho notato una gran voglia di fare, quindi su questo dobbiamo puntare su tutti i settori e quindi anche, anche nello sport, e quindi nel caso specifico il Montorio 88 è quello che sta dando. Noi siamo contenti di questo come amministrazione, perché c'è una rinnovata voglia di fare e soprattutto una rinnovata voglia di collaborare con tutte quante le strutture che sono presenti sul territorio. È l'ambito sportivo l'ambito che può veicolare una ripresa anche sotto l'aspetto non solo sociale ma anche economico? Ma io credo di sì, anche perché una struttura come quella di Montorio, con il polo che è scolastico che dovrebbe venire qui, con tutte queste strutture, potrebbe essere già questa un'attrazione su Montorio e anche da un punto di vista economico operatori che si possano affacciare a attività di questo tipo, dando nuova linfa, nuova spinta per quella che è una possibile ripresa dei nostri territori, che non comprendono soltanto Montorio, ma io ho chiesto anche al Montorio Calcio di essere il propulsore anche per quelle che sono le società più piccole, che sono nelle zone limitrofe, di farlo e di portare avanti quei valori che sono innati all'interno di questa società. L'Ape Gina! Andiamo al ritmo! Io sono l'Ape Gina e mi voglio presentare. Campioni che in campo da entrare. Con questa grande squadra si può certo sbagliare. Forza, un applauso alla Peggina che è venuta dalla Cina. Di sicuro io non perderò. Facciamo presto. Voglio entrare. Non è uno scherzo. Voglio giocare. Andiamo adesso. Vuoi cantare? Con tutto questo mi fa volare. Andiamo al ritmo con le mani. Dai. Disturba.